Il derby sardo tra Viri di San Matteoli finisce con un gesto di amicizia, ma la stracittadina si è presentata subito in termini molto decisi. Un pacco di ammoniti sul taccuino dell'arbitro per entrate dei primi minuti come queste di Serena su Maldini e di Tassotti su Matteoli. Prima grande occasione per il Milan, azione Rijkaard Colombo e palla per il rientrante Donadoni. Zenga dimostra di essere in giornata di vena. Da fuori prova il tiro Rijkaard, deviazione di Matteoli e parata sicura di Zenga. Buon lancio per Van Basten che per fortuna dell'Inter non gioca nel Bayern. Ancora Zenga sul pallone. Va avanti l'Inter e segna Matteoli per Bergomi che gira senza guardare. È molto attento Serena che infila l'angolo 1-0. Rivediamo il gol partita da altro angolo di riprese. Si ritorna verso l'altra porta per trovare ancora Zenga impegnato da Donadoni. Finale coi rossoneri vicino al pareggio, tira Virdis sulla traiettoria larga, Colombo non arriva alla correzione. Molto meno brillante la ripresa, il Milan perde subito Donadoni per scontro di gioco con Verdelli, l'Inter sta sulle sue, ma mette in evidenza il redivivo Fanna al suo debutto per 90 minuti e i suoi spunti creano pericoli e varchi nella difesa milanista. Finale rossonero, Evani manda la palla a sbattere sulla parte alta della traversa, poi Mussi costringe Zenga alla parata salva risultato. Negli spogliatoi i protagonisti al microfono di Claudio Valeri. Aldo Serena è stato di parola, aveva detto alla vigilia: pensa che bello segnare davanti a 65.000 tifosi del Milan, l'hai fatto. Sì, sono contento perché l'Inter ha vinto e sono felice anche perché dopo la padosta di mercoledì forse il nostro pubblico, il nostro ambiente ha avuto un attimo di raffreddamento e quindi noi volevamo subito riprendere il cammino di prima. Ecco, il gol però è tutto da raccontare, lo devi fare. Mi hai ricordato Bettega con quello stacco di testa. Beh sì, direi che lì è stata una bellissima azione in velocità, Matteoli ha dato una palla a Bergomi bellissima in profondità, Bergomi ha fatto un cross a rientrare splendido, io mi sono tuffato e l'ho messa nell'angolino dall'altra parte. Un derby che il Milan ha perso, un Baresi però molto molto combattivo. Sì, quello che conta è il risultato. Primo tempo forse meritavamo qualcosina in più, secondo tempo alla fine ha meritato la vittoria. È un periodo così, non riusciamo a imporre come qualche mese fa il nostro gioco.